Eccoci qua ragazzi, siamo in diretta finalmente dopo moltissimo tempo che non facevo delle live sul canale YouTube di Impara Qui, e ho ben due telecamere, guardate qua che roba. Ho una telecamera che è quella che uso per fare i video su YouTube, per fare le intro e le outro e poi ho un'altra telecamera che è quella classica del Mac. Comunque, direi che sono più che sufficienti per fare la live. Intanto vi ricordo che eh, leggerò i vostri commenti, quindi mh, vi vedo, vi vedo direttamente nei commenti, quindi scrivete pure sia da YouTube che da Facebook che dai vari social dove sto trasmettendo questa diretta. Potete appunto interagire con, con le domande che vi verranno man mano che andiamo avanti con, con la live. Sicuramente parleremo di SEO oggi perché è, una delle, è uno degli argomenti che è emerso nella community più, in maniera più preponderante, diciamo così. Quindi affronteremo anche l'argomento SEO WordPress, però prima di tutto volevo farvi fare un giro diciamo tra quelle che sono delle ottime novità che sono presenti adesso nel settore WordPress e quindi parleremo di WordPress in generale, sia del, della nuova versione di WordPress che è disponibile, di Elementor, di Divi, di altri page builder e in generale di, di tutto quello che ci può servire per potenziare al meglio il nostro business con WordPress sfruttando quello che, è, quello che sono le novità uh, di questo periodo. Allora vi chiedo se mi sentite bene di, di commentare, se l'audio funziona, se va tutto bene, come state, come sta andando il vostro business con WordPress, come sta andando avanti, uh, come vanno i vostri clienti, come, come va un po' in generale la vostra attività e se si sente l'audio e se diciamo tutto quanto è ben connesso, soprattutto mi interessava capire se da YouTube mi vedete, mi sentite e la chat funziona, ok perfetto, grazie Roberto, ho letto adesso il tuo commento quindi tutto quanto sta funzionando, ok? Grazie, grazie mille dei feedback, questo è molto importante e quindi teoricamente dovrei vedervi sia da Facebook sia da YouTube quindi voi commentate tranquilli e durante poi il video prenderò le domande più interessanti e le, le commenterò senz'altro, c'era anche una ragazza tra l'altro Federica mi sembra da, dalla community di ImparaQui ci scriveva se potevamo commentare il suo sito web, il suo e-commerce, vediamo se abbiamo tempo in quanto lei è una iscritta all'ImparaQui Academy. Abbonate, impara qui. Probabilmente verso la fine del video analizzeremo anche il suo e-commerce che sta per essere lanciato con WordPress. Quindi, um, grazie ai, ai corsi di imparaqui.it. Quindi sono molto orgoglioso ogni volta che c'è qualcuno che crea un sito. Grazie ai nostri corsi e niente. Adesso bando alle ciance, direi di cominciare già ad addentrarci un pochettino nella, nel vivo della chiacchierata di oggi, della live. Nel frattempo, ciao a tutti. Ciao Simona, ciao Franco, ciao Francesco. Un, un saluto a tutti quanti, e appunto vi ripeto. Commentate se. Uh, ah, grandissimo, Antonello. Hai, hai, mi hai detto, dici che avete pubblicato la vostra Academy. Uh, grazie ai nostri. Uh, oh, grazie mille, guarda, mi fa molto piacere saperlo. Se vuoi linkarla, magari gli diamo un'occhiata se abbiamo tempo verso la fine del video. E mi fa sempre molto piacere quando ci sono, appunto, dei, dei nostri studenti, per così dire, che, hanno, che pubblicano i loro siti grazie ai nostri corsi. E, dunque, iniziamo subito adesso condividendovi quella che è la newsletter che vi ho inviato stamattina, anzi, no, questo pomeriggio. Per, dirvi, per informarvi di questa diretta, vi ricordo che se non siete iscritti alla newsletter di ImparaQui lo potete fare andando su imparaqui.it slash news. Intanto continuo a salutare tutti: ciao Stefano, ciao Enza e ciao Francesco, tutti quanti. E dunque, se volete iscrivervi e fare parte degli 8796 iscritti alla newsletter di ImparaQui, vi lascio il link che è imparaqui.it slash news, molto facile da ricordarsi. Magari metto anche la mia immaginetta mentre sto parlando, vediamo se riesco a farlo rapidamente. Uh, come dicevo prima si parlerà anche di SEO oggi eh, che è uno degli argomenti che è emerso essere più richiesto all'interno della community magari la metto qua in alto a destra la mia immaginetta sì non dovrebbe dar fastidio qua in alto e vi dicevo appunto per ricevere la newsletter di ImparaQui vi scrivete qua dentro imparaqui.it slash news siamo oltre 8000 ragazzi siamo tantissimi iscritti alla newsletter per non parlare poi degli iscritti al canale YouTube che siamo più di uh, quasi 20.000 siamo arrivati ad essere ragazzi tantissimi e... Um, allora, vediamo un po'. Le nuove risorse di cui parleremo oggi, come dicevo, sono sicuramente collegate tutte quante al mondo di WordPress e saranno utili per il vostro business e quindi spero che vi faranno piacere. E sto rimpolpando un po' il canale YouTube di ImparaQui e come vi ho inviato nella newsletter troverete sul canale YouTube di ImparaQui un nuovo tutorial per creare landing page con Elementor Pro. È veramente un tutorial completo, vi faccio vedere veramente di tutto e mh, praticamente tutto quello che vi serve per creare delle landing page professionali al 100% con Elementor Pro, collegandole con MailChimp e utilizzando anche Canva e altri strumenti esterni per realizzare delle piccole grafiche o delle cose che siano carine e professionali. Detto questo poi ho fatto un nuovo tutorial su MailChimp, ragazzi questo è veramente tutto oro colato perché non ci sono molti tutorial aggiornati uh, del 2021 quindi spero che siano utili per voi e ho deciso di fare una parte gratuita uh, che sia anche un invito um, a chi magari sta facendo un po' fatica in questo periodo comunque a lanciarsi di nuovo online, a dare, a dare quindi sprint alla propria attività utilizzando tutte quelle che sono le risorse di internet, quindi MailChimp è sicuramente un'ottima piattaforma. Piattaforma, scusate, di mail marketing, e vi invito a guardare il tutorial gratuito. Se poi volete approfondire e capire meglio come funziona, c'è anche un corso su imparaqui.it. Dopodiché, ho pubblicato ieri e oggi due nuovi video uh, veramente molto interessanti. Il primo è sulle novità della versione 3.2 di Elementor Pro che integrerà anche un bottone PayPal, uh, integrerà anche un salvataggio di form tramite il database di WordPress, che è veramente una cosa molto comoda, e poi c'è una piccola novità per quanto riguarda la grafica con le sezioni fisse. Spiego tutto quanto in questo video, quindi potete andarvelo a vedere, e trovate questi video di cui sto parlando, tutti quanti, nel, nel canale YouTube di Impara qui. Simona mi chiede se c'è un tutorial nuovo con Divi, uh, sì, sto lavorando anche su tutorial nuovi con Divi, quindi uh, sicuramente ne usciranno poi fra pochi. Ciao Jessica, ciao Federica, ciao a tutti e um, intanto poi l'ultimo video che ho pubblicato stamattina invece è WordPress 5.7 tutte le novità allora qua dentro vi invito ad andarla a guardare perché ci sono molte news interessanti che fanno parte di, uh, di quello che è, sta diventando sempre più potente che è Gutenberg che è l'editor integrato con WordPress che è gratuito e uh, veramente sta facendo una scalata che diventerà sempre più interessante da, da osservare e poi da, da utilizzare anche ovviamente come strumento è molto potente e vi invito ad andarlo a guardare. Dopodiché, come al solito, vi invito a osservare quelli che sono i corsi della Academy di ImparaQui e ad abbonarvi se vi interessano. Ne parleremo poi verso la fine del video. Ricordo sempre a tutti, uh, ciao Vincenzo, ciao anche a te, eh, che il video verrà registrato e sarà poi disponibile sul canale YouTube di ImparaQui e anche sulla pagina Facebook, quindi anche per chi magari non riesce a beccarsi tutta quanta la diretta la potrete riguardare poi dopo, anche se poi verso la fine si possono fare le domande sulla SEO e si può chiacchierare un po', quindi è divertente restare fino alla fine. Detto questo, se non siete ancora iscritti, mi raccomando imparaqui.it slash news per iscriversi alla newsletter di Impara qui. Fatta con cimp siamo oltre 8000, ripeto. Allora, una prima news WordPress uh, per chi usa Elementor o chi, per chi vuole imparare a utilizzarlo o in generale per chi vuole iniziare a utilizzarlo, da oggi sono presenti i nuovi piani. Quindi dico delle cose che mi hanno chiesto in tanti nelle varie community. Semplicemente allora adesso quello che cambia è che la licenza expert, che un tempo dava accesso a mille siti, adesso consente di installare Elementor solo su 25 siti. Che comunque è una cifra già abbastanza ragguardevole. Soprattutto se noi utilizziamo Elementor per creare siti per clienti, quindi non dovrebbe essere un problema, diciamo, rientrare di questo costo lavorando appunto a pieno regime per i nostri clienti detto questo ci sono adesso due nuove licenze che sono entrate in gioco che sono le licenze per i team abbiamo la licenza studio e la licenza agency ed entrambe possono, eh, aumentano diciamo, il numero dei siti su cui possiamo utilizzare Elementor 100 siti per la licenza studio e 1000 siti per la licenza pro perché ci sono questi divari di prezzo così alti? perché i prezzi sembrerebbero folli adesso visti così rispetto a quelli che c'erano prima allora cosa fa ad evitare così tanto il prezzo? Eccolo qua, la risposta è nel VIP Support. Semplicemente adesso quando noi uh, acquistiamo Elementor, se lo facciamo come privati o come semplicemente piccole aziende oppure piccoli freelance, possiamo tranquillamente appunto usare la licenza Expert. Se invece siamo uh, un'agenzia o comunque stiamo crescendo tanto, abbiamo molti clienti e vogliamo comunque avere a che fare con un servizio assistenza clienti un pochettino più uh, reattivo e risolutivo, Potremmo accedere alla VIP support via chat utilizzando o il piano studio oppure il piano agency. Quindi, per questo, costa molto di più perché. L'assistenza clienti dedicata chiaramente ha un costo molto elevato per, per Elementor, ma per noi che abbiamo delle agenzie o per chi appunto vuole veramente ottenere il massimo da Elementor potrebbe essere una, uno strumento veramente molto, molto vantaggioso. Detto questo, poi abbiamo anche la Elementor Experts Network Profile. Semplicemente, questo è un um, profilo, praticamente, noi possiamo creare un profilo nella sezione Expert di Elementor. Che ci consente di farci pubblicità come agenzia. Quindi, questo potrebbe essere veramente molto comodo per allargare, diciamo, quello che è il nostro parco clienti se utilizziamo Elementor. Quindi, questo volevo soltanto farvelo, farvelo notare perché sono delle novità molto interessanti. Che hanno introdotto appunto da Elementor e il fatto di poter creare un account nella sezione Experts eh, è disponibile solo per chi ha una, una licenza Expert o superiore, quindi se volete appunto entrare nel catalogo di esperti Elementor ed essere quindi presi in considerazione anche da chi sta cercando magari dell'agenzia o delle persone che possono creare i loro siti con Elementor, dovete appunto scegliere uno di questi piani. Detto questo ragazzi, ah, mi, Elisa mi fa una domanda, mi dice ciao, si può fare un tutorial per capire come fare ad aumentare le conversioni? Uh, ok, ottimo, ottima, ottima. Intanto, se avete appunto degli stimoli e suggerimenti, scrivete sempre nei commenti che dopo li leggiamo. Eh, grande, grande. Ah, Elia, scusami, ho letto male il tuo nome, Elia. Grande, Elia, della dom eh, ottima domanda continuate appunto a metterle che pian piano poi andremo avanti ad analizzarle tutte, adesso passiamo invece a quelle che sono le news della versione 5.7 di Elementor, ho pubblicato questo pomeriggio il video quindi vi invito ad andarlo a guardare trovate tutti quanti i link in descrizione sotto al video quindi tranquillamente potete eh, diciamo sbirciare tutti i link che vi ho lasciato ci sono moltissime risorse eh, tra cui quasi tutte quelle di cui parleremo adesso durante la live e quindi e eh, quindi vi invito ad dare un'occhiata appunto tra l'altro siamo tantissimi nella live di oggi, non mi aspetta Così tanta gente, e allora Samantha mi chiede se è meglio elemento Rodivi. Questa qui è una domanda, eh, diciamo, retor no, retorica, scusate, che ricor ricorrente, ecco, che ricorre spesso. Magari ne parliamo anche di questo verso la fine del video. Uh, poi allora oggi come vi dicevo parleremo di SEO perché in tutti i sondaggi che ho fatto questo pomeriggio nella community tutti quanti mi avete detto che la SEO vinceva diciamo come argomento quindi sen sento che preme tanto per tutti quanti anche nel sondaggio che ho fatto su YouTube, su YouTube nella community mi avete detto che la SEO uh, è sicuramente uno degli argomenti più, uh, più richiesti ciao Michele grande per esserti connesso anche tu l'altro da un po' che non ci sentiamo magari poi ci facciamo una chiacchierata e vado avanti. Allora, intanto vi ricordo appunto che tutti i link eh, delle risorse di cui parlo li trovate in descrizione. Inclusi i famosi link per restare in contatto, che sono molto, molto importanti. Quindi, per chi ancora non è iscritto al canale YouTube. Siamo quasi a 19.000 e magari alla fine di questa live arriveremo a 19.000. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per farci arrivare a 19.000. E dopodiché, abbiamo il nostro canale Instagram che stiamo facendo crescere un pochettino. E mi raccomando, la newsletter per chi vuole restare in aggiornamento con tutte le news del settore WordPress e tanto altro. Una prima news interessantissima, anzi, una seconda news interessantissima è Presto Player. Presto Player è un plugin che si propone di gestire, di farci gestire video sul nostro sito WordPress in maniera avanzata. È veramente, uh, secondo me, interessantissimo da tenere sotto controllo e se ancora non l'avete guardato e dato un'occhiata, fatelo, perché ha una versione gratuita che può essere, diciamo, perfetta per andare a smanettare un po' e capire che tipo di, di che tipo di strumento si tratta. E in sostanza ci consente di creare um, dei videoclip e di caricarli direttamente o tramite il nostro spazio hosting oppure, ancora meglio, tramite una CDN esterna che si chiama banni.net. Per avere dei videoclip uh, scusate non dei videoclip ma dei video protetti all'interno del nostro sito quindi senza pas passare da Vimeo o da altre piattaforme esterne possiamo utilizzare PrestoPlayer in, co in combinazione con Bunny.net per ospitare per esempio dei video di corsi online uh, oppure dei video di marketing oppure dei video di funnel che vogliamo creare sul nostro sito. E questo è veramente molto interessante perché? Perché Presto Player ha una licenza lifetime, cosa che Vimeo non ha, e Bunny.net costa pochissimo, è una CDN che consente di ospitare anche dei video, quindi funziona anche da hosting video, e costa veramente poco. Quindi per fare, uh, per fare come si chiama, dei, um, dei corsi online, per ospitare video corsi online, secondo me è una soluzione molto interessante. Senza contare il fatto che Presto Player ha al suo interno delle caratteristiche interessantissime. Infatti, pensavo di fare dei tutorial su questo strumento e se vi piace, commentate in chat e anche nei commenti sotto al video eh, con Presto, scrivendo Presto Player se vi, se vi piace l'idea di poter avere un tutorial dedicato a questo nuovo strumento per gestire video in maniera avanzata sul, sul vostro sito. Vedete qua ho fatto un po' di test. Il player di Presto, Presto Player è completamente customizzabile. Possiamo scegliere i colori, mettere il nostro logo in filigrana, eh, possiamo aggiungere questi pulsantini, come. Per andare a fare il 10 secondi prima, 10 secondi dopo di skip, uh, possiamo andare a gestire la, lo speed della, della riproduzione del video e possiamo addirittura fare, fare che il video venga letto all'esterno. Vedete anche quando cambiamo pagina, guardate che figata, questa cosa qua! Io sono su altre pagine e il video continua ad andare. Cioè questa è stupenda come funzione per esempio, questa è solo una delle tante miliardi di funzioni che ha Presto Player e appunto per chi ha corsi online o per chi ha delle landing page sofisticate che si basano molto sui video, secondo me è veramente da farci una pensata. Per non parlare poi del fatto che i video sono stra ottimizzati, quando io clicco guarda che meraviglia, cioè parte subito il video, neanche il tempo di fare clic e già, già il video parte è veramente stupendo quindi eh, devo dire che presto player è veramente interessantissimo jessica subito scrive tutorial presto player con mille punti esclamativi sono d'accordo con te mi fa che, mi sa che lo faremo anche perché siete già in tanti ad avermelo chiesto quindi vi farò vedere un po di cose tra l'altro un'altra delle funzioni che volevo menzionare prima di passare alle prossime news è quella che si possono creare dei capitoli su presto player guarda che meraviglia e chiaramente si possono embeddare anche video di youtube e video di, um, eh, di vimeo e, e di, dei soliti player ovviamente però ecco vedete che meraviglia qua io ho creato un capitolo per esempio ci clicco sopra e mi porta direttamente alla parte del video connessa a quel capitoletto quindi questa è una cosa molto carina da poter utilizzare all'interno del proprio sito web e soprattutto se noi carichiamo tutto quanto su bunny.net e poi facciamo passare video da presto player possiamo avere dei video straintegrati con il nostro sito eh, che danno un'impressione Molto professionale veramente per non parlare del fatto che possiamo proteggerli e farli vedere solo a chi ha comprato la membership sul nostro sito per esempio no quindi questo è veramente interessante cercate presto player nei plugin uh, gratuiti di wordpress perché trovate già la versione gratuita e se poi dopo volete prendere quella premium uh, grazie in anticipo se volete passare dal referral link di impara qui impara qui slash presto player quindi ecco tenete sempre sott'occhio anche questo tizio che si chiama adam. Prazer, se non sbaglio, che è veramente uno youtuber fortissimo nel settore WordPress ed è un grande, quindi seguitelo perché è molto molto sul pezzo sempre. Uh, parliamo velocemente invece di Divi, adesso sono altre news che riguardano sempre i nuovi plugin che sono disponibili nel, nel mondo WordPress. Per chi usa Divi, secondo me è molto interessante uh, trovare dei plugin che racchiudono il, la maggior parte delle funzioni di cui abbiamo bisogno, perché l'ideale sarebbe installare almeno soltanto uno o due plugin aggiuntivi senza dover appesantire il sito, no? E questo plugin è veramente molto interessante si chiama Divi Pixels, e, anzi Divi Pixel, senza la S e semplicemente ci consente di andare ad aggiungere tantissimi blocchi ah, scusate non blocchi ma moduli aggiuntivi al nostro Divi Builder. E per esempio possiamo aggiungere un blocco star rating per integrare le recensioni di Google e di Facebook direttamente nel nostro sito fatto con Divi, possiamo aggiungere dei, degli slider con testimonial e tantissime altre cose veramente interessanti che secondo me sono utilissime per potenziare un sito fatto con Divi, quindi vi consiglio di fare un giro su Divi Pixel. Anche qua abbiamo il link di referral, di referral che è imparacui.it slash divipixel. Poi volevo parlarvi anche di una nuova cosa che adesso è una nuova cosa, una nuova funzione che è disponibile in Divi per chi usa questo, questo Page Builder stupendo, che è quella dei colori globali. Vi consiglio di cominciare a utilizzarla. Presto aggiornerò tutte queste funzioni e ne parlerò in maniera molto approfondita nei corsi su .it. e Semplicemente, questa funzione, se voi andate a cliccare su un qualsiasi modulo fatto con Divi, vi consente di gestire in maniera globale i colori. Quindi, se voi andate nella sezione, per esempio, dello sfondo. Di questa, di questa call to action ad esempio e volete assegnare un colore globale cliccate su globale e poi scegliete un colore che diventerà appunto globale cosa vuol dire questo che se lo assegnate a diversi elementi all'interno del vostro uh, come si chiama del vostro mh, sito semplicemente potete poi dopo modificare questo colore e il colore verrà modificato in tutti gli elementi che portano a questo colore globale Guardate che meraviglia! Io sto modificando il colore, vedete che si, si modifica in automatico in tutti gli elementi che portano a quel colore. Diventa tutto quanto blu, oppure tutto quanto rosso. E questa cosa veramente fa risparmiare moltissimo tempo. Quindi, eh, usate in combinazione con i preset di Divi, questa opzione veramente ci fa risparmiare moltissimo tempo e farà sì che noi possiamo creare dei siti web professionali con Divi, appunto, con, eh, con una grafica che sia accattivante e facile da gestire. E Michele dice: Il global color è magia pura. Sono d'accordo con te, magia pura. Tra l'altro, ogni tanto vorrei anche far vedere i vostri commenti in sovrimpressione. Vediamo un po'. Eccolo qua. <ride> Ciao Michele, grande. E, dunque, quindi continuiamo. Ah, sì, poi c'era un commento di Su Presto Player. C'era un commento di, non so più chi. Aspetta, che volevo. Che mi chiedeva se funziona bene con Divi di Samantha. Uh, sì ti confermo che aspetta in realtà non ancora mi... da quello che mi ricordo stavano preparando adesso un modulo di integrazione con Presso Player uh, per Divi esattamente esplicitamente per Divi quindi anche se non è disponibile in questo momento in cui sto parlando però sicuramente nei prossimi mesi lo pubblicheranno perché Adam il creatore di Presso Player ha detto che lo faranno quindi sicuramente fra poco sarà disponibile quindi confermo e quindi niente uh, vi consiglio di andare a dare un'occhiata a questa nuova funzione della, del cambiamento dei colori di Divi e di usarla soprattutto in concomitanza con i preset di cui parlo già ampiamente nel corso di VBasic su ImparaQui.it. Andiamo avanti, adesso vi avevo preso un po' di news. Allora, ecco un'altra cosa interessantissima: io sono un grande sbandieratore e promotore di SiteGround e penso che anche molti di voi siano su SiteGround anche grazie ai miei consigli. E sono molto contento ecco di continuare a consigliarlo per adesso perché eh, oltre ad essere loro affiliato sono anche un loro cliente ormai da tantissimi anni adesso ho perso quasi il conto perché sono loro cliente, secondo me dal 2015 se non sbaglio o 16 più, eh, o il 15 o il 16 comunque è già da... Più di 5 anni sicuramente che lavoro con loro e che sono il loro cliente, mi trovo benissimo e adesso soprattutto hanno aumentato di, di gran lunga tutte le funzioni che uh, rendono i nostri siti veramente velocissimi. Quindi hanno messo per esempio il super cacher su tutti quanti i piani di, uh, di hosting, quindi anche se voi avete il piano startup avete il super cacher già integrato che vi consentirà di avere una caching, un sistema di caching multilivello per far caricare i vostri siti più velocemente. E questo veramente devo dire che non è uno scherzo, funziona veramente tantissimo. Se lo comparate poi con altri hosting, vedrete, sicuramente vedrete tantissimo la differenza e se volete fare un giro su SiteGround vi consiglio di farlo adesso perché è sempre di più uno strumento professionale veloce che ci consente di avere appunto tutte quante le ultime tecnologie sempre alla, diciamo, a portata dei click e poi ha un'assistenza clienti in italiano che io uso e ho utilizzato soprattutto in passato tantissimo per creare i miei siti, per chiedere aiuto appunto quando mi bloccavo, quando avevo dei problemi eh, con WordPress eccetera eccetera ed è veramente secondo me uno dei, anzi secondo me il valore aggiunto principale di SiteGround in, insieme a quello delle performance quindi performance e assistenza tecnica in italiano fanno di SiteGround, secondo me, ancora attualmente uno dei migliori hosting in circolazione. Nonostante questo, sto comunque aprendo anch'io. Le, diciamo il, gli occhi anche su altri, su altri prodotti su altri hosting li sto testando ma per adesso vi garantisco che SiteGround rimane sempre il mio preferito troverete tutorial nuovi su SiteGround sul canale youtube di Impara qui e sto preparando anche un corso online dedicato interamente alla configurazione avanzata dei siti con SiteGround e anche all'ottimizzazione della velocità e del, in generale del, dei siti web creati con WordPress con SiteGround parlerò molto di hosting non solo di SiteGround nei prossimi contenuti quindi eh, state pure in insintonizzati che arriveranno molte molte news e come vi dicevo adesso il super caching è disponibile anche per il piano startup quindi anche per chi parte con poco budget e che vuole comunque avere delle, le migliori risorse possibili anche con il piano startup avete sicuramente un ottimo punto di partenza uh, direi che abbiamo, possiamo fare una piccola pausa adesso e leggo un po' i vostri commenti vediamo un po' allora ragazzi Vediamo un po' se riesco a leggervi velocemente. Magari metto uno sfondo un po' più neutro per poter condividere i commenti. Uh, vediamo, vediamo cosa posso mettere di sfondo. Mettiamo la home page di Impara qui, ad esempio. Vediamo un po'. No, questo qua è un'altra cosa. Questo è un'altra cosa. Mettiamo la home di Cioè, esiste. Ecco, mettiamo questa pagina qua. Allora, vediamo un po' adesso. Vado a leggere i vostri commenti, che sono tantissimi. Dunque... Allora, Andrea mi dice V-Hosting è anche molto valido come hosting. Sono d'accordo con te, è uno degli hosting che ho testato e mi sono trovato molto molto bene con V-Hosting. Anzi, magari possiamo mettere anche così. Ragazzi, siamo 83 persone connesse in questo momento, siamo, siamo tantissimi veramente. E mi chiedono se Aruba è considerato scarso. Allora, Aruba è il peggiore dei peggiori. Adesso io da un po' di anni che non lo uso, però quando, quando lo usavo e sentendo anche i pareri di chi lo sta usando adesso... Era veramente molto molto lento come, come risposta del server in generale, ci sono poche risorse dedicate, l'assistenza clienti quando lo usavo io un po' di anni fa uh, era veramente, lasciava un po' a desiderare, però diciamo che tutto dipende anche da quello che vuoi fare, da quanto, è, da quanto è il tuo budget e da quanto vuoi investire nel tuo business online. Quello che io ho fatto tanti anni fa quando ho, sono passato a SiteGround e ho fatto l'investimento, mi sono detto io voglio fare un business che funzioni online, voglio avere... Tutto quello che mi serve, quindi velocità, performance, assistenza tecnica, eccetera, eccetera. E voglio investire. Me ne, mi sono. Era un po'. All'epoca avevo veramente pochissimo budget, quasi niente. E, però ho fatto il salto: mi sono detto: Senti, io voglio andare con loro, voglio testarli, voglio vedere se funzionano ed ha funzionato molto bene quindi, quindi è per quello che continuo a consigliarli e, però non ho ovviamente non ho, ehm, ho l'esclusiva con loro e quindi sono contentissimo anche di continuare a consigliare anche altri hosting che sono efficaci e che funzionano bene parlando apertamente e liberamente allora eh, un altro hosting di cui sento parlare sempre e spesso è V-Hosting appunto che ho anche test testato un po' un annetto un fa, fa se non sbaglio sono veramente dei bravissimi eh, ragazzi veramente simpaticissimi nell'assistenza di V-Hosting anche loro e funziona molto bene il loro hosting, diciamo che è secondo me uno dei tre migliori nel panorama italiano insieme a Ergonet, eh, sono veramente fortissimi entrambi e, e sono quelli che consiglierei a chi vuole avere uh, un'alternativa a SiteGround senza dover investire per forza appunto un, subito un capitale forte, però io dico sempre che SiteGround è il meglio del meglio, quindi chiaramente per chi può e vuole permetterselo appunto andate senza, proprio senza remore su SiteGround. E, dunque... Vediamo se ci sono un po' di commenti interessanti da... Uh, ce ne sono troppi ragazzi, non riesco, mi si incrociano gli occhi, allora vediamo un po'... Uh, grazie mille per, per i complimenti sui miei corsi. Allora, top host, allora, in realtà top host devo dire che l'ho provato tanto tempo fa, e lo sconsiglio per adesso. No, è da un po' che non lo provo, eh, però era, era veramente un po' difficile da, da gestire, tutte quante le configurazioni erano un po' lente, macchinose e soprattutto le risorse nei piani basic non erano poi così... Uh, diciamo non erano molto generose ecco e vediamo un po' se vedo qua. anche server plan, molti ne parlano i server plan io non l'ho mai provato ma ne parlano molti bene quindi uh, sicuramente ecco facciamo una cosa, sicuramente uno dei prossimi contenuti che farò è magari un confronto di vari hosting, Beh, se vi piace questa idea magari commentate dicendo Dicendo, che ne so, scrivendo confronto hosting e magari potremmo farlo come, come contenuto. Magari appunto fare una panoramica dei vari hosting italiani, soprattutto, vedendo quale funziona meglio, quelli che sono i pro e i contro di ogni hosting, facendo anche dei test magari su siti web di test, magari potrebbe essere una buona cosa da fare. E, allora, sì, quindi hosting, adesso non volevo sforare troppo dell'argomento della, della, della live, perché volevo parlare più di SEO più che altro. Però vedo che anche l'hosting è sicuramente un... Oh, vedo, vedo, molti cominciano a scrivere confronto hosting, quindi perfetto. Penso che lo farò sicuramente come prossimo contenuto. Ehm... Ok, farò sicuramente una serie di tutorial su SiteGround e poi anche un confronto hosting a 360 sui migliori hosting di italiani. Quindi è un bel lavoro da fare, lo preparerò nei prossimi mesi e sicuramente potrebbe essere utile per tanti di noi. Ehm... Um... Shell Rent, oh ce ne sono tantissimi ragazzi, Sì. Li, non vi preoccupate che farò una ricerca molto approfondita, li metterò tutti dentro e direi che possiamo affrontare la seconda parte della live se siete d'accordo parlando di uh, WooCommerce, quindi di e-commerce in generale, di alcune cose che possiamo utilizzare per potenziare gli e-commerce e poi dopo uh, verso, la fine della, verso la seconda parte della live parleremo di SEO, così come abbiamo deciso appunto nelle, nella community. Uh, dunque... Jessica mi chiede una cosa molto interessante. Dice: Come funziona con i clienti? Bisogna che loro comprino il, pro il proprio spazio di hosting oppure c'è un abbonamento per i web designer? Allora, in realtà, questa, uh, questa configurazione, appunto, di come gestire l'acquisto la dell'hosting. È abbastanza. non è così semplice come sembra. Bisogna scegliere intanto due cose: o fare acquistare l'hosting al cliente, oppure gestire l'hosting e uh, dare un accesso al cliente se ne ha bisogno soltanto. Oppure semplicemente gestire tutto come agenzia o come freelance e far sì che il cliente debba sempre chiedere a te ogni volta che deve fare delle modifiche tecniche sull'hosting. Quindi vedete che sono diversi gli approcci. Anche su questo potrei uh, andare a parlarne un po'. Sicuramente ne parlerò in maniera approfondita nel corso che sto preparando per impara qui, dove parlo in maniera approfondita di come gestire al meglio. Losting, in questo caso, SiteGround, per gestire clienti anche, quindi è sicuramente una cosa da, da tenere presente. Sì, è, una, è un argomento molto, molto interessante. Questo qua, allora, e, um, dunque, ci sono troppe domande, mi, mi, si, mi, si mi si incrociano veramente gli occhi. Andiamo avanti, siamo d'accordo per quella cosa di, degli e-commerce? Vogliamo parlare un po' di e-commerce? Come Sì direi di sì dai adesso così cambiamo un attimo il discorso se no, se, se no facciamo una live direttamente solo sugli hosting <ride> e, e Andrea guarda non credere che siano pochi 83 spettatori eh, perché vuol dire che nella, in, si tradurranno poi alla fine di questa live in un migliaio di views e presto appunto cresceranno velocissimo quindi sono. <ride> e poi sono sempre emozionato io sono emozionato anche se siete in 10 nelle prime live che facevo che eravamo pochissimi ero, ero sempre emozionato e comunque in un, canale, in un canale vi garantisco che stare sui 80-100 spettatori nel live è veramente tanto. È come se fossimo in una sala conferenze dal vivo, magari ragazzi ho una voglia di fare eventi dal vivo che non avete idea, cioè tutti noi penso che ce l'abbiamo, non ne possiamo più. E allora andiamo avanti appunto con, con gli e-commerce. Volevo condividervi un po' di cose che avevo preparato qua come, come ricerca. Per chi appunto magari si sta facendo adesso il mondo e-commerce o anche solo per chi cerca di potenziare il proprio e-commerce, uh, ho avuto molte esperienze con, uh, con i miei clienti anche e anche soprattutto con ImparaQui, con l'e-commerce di Impara qui. Uh, per uh, settare il mio e-commerce quindi per vendere al meglio online e per andare ad avere delle, dei plugin e degli strumenti che, mi consentano di, che ci consentano di fare un business serio appunto online primo sito che vi consiglio di tenere sotto controllo in generale è chiaramente quello di WooCommerce per il quale vi ho lasciato anche tutti quanti i link in descrizione sotto questo video nel sito di WooCommerce, che stanno aggiornando moltissimo ultimamente, troviamo tantissime estensioni molto interessanti, tra cui secondo me una delle principali e più interessanti che ci sono attualmente è questa ovvero WooCommerce Subscriptions secondo me il business model è basato sulla, sugli abbonamenti cioè no secondo me secondo tantissimi marketer e eh, in generale secondo tantissimi store manager del mondo il modello delle, degli abbonamenti è veramente molto molto interessante perché consente ad un business di andare avanti di continuare a rinnovarsi e di ricevere costantemente fondi diciamo così dei propri clienti dei propri sostenitori e di poter offrire prodotti sempre nuovi sempre aggiornati e secondo me è un modello molto interessante sia per chi vende prodotti fisici sia per chi vende prodotti Prodotti uh, digitali, soprattutto per chi vende prodotti digitali ovviamente, uh, però appunto ho visto nascere tantissime startup anche di vendita di uh, cibo, prodotti di vino prodotti vinicoli eh, tutti basati su un business model di abbonamento quindi secondo me eh, se vi serve sperimentare una cosa del genere andate sul sicuro con woocommerce subscriptions di cui parlo in maniera molto approfondita nel corso learn-360 Dash su imparacui.it ma penso che ne dedicherò anche dei tutorial e dei corsi de proprio esplicitamente a questo modello di business perché penso che possa essere utilissimo per molti di noi per appunto per lanciare delle nuove attività online quindi ne parlerò molto più avanti Dopodiché un sito da tenere sotto controllo che vi lascio sempre linkato negli, nei vari, come si chiama, nei, nei vari uh, link in descrizione, nelle risorse, si chiama Yeet, Yeet è un po' come se fosse l'antagonista o comunque il, il fratello, il fratello, il cugino ecco di, del sito WooCommerce.com perché contiene tutta una serie di plugin uf uh, semi ufficiali diciamo così, non ufficiali ma comunque professionali per uh, potenziare WooCommerce. È veramente una manna dal cielo, soprattutto per alcuni plugin come questo, ad esempio, che si chiama WooCommerce PDF Invoice, che ci consente di generare delle fatture PDF completamente personalizzate, in cui possiamo mettere per esempio delle voci nelle note. Uh, molte fatture hanno bisogno di mettere magari che ne so, reverse charge oppure delle note precise all'interno del, del PDF che viene stampato, quindi è utilissimo avere un plugin molto flessibile che ci consente di gestire la fatturazione in maniera avanzata. E questo ne parlo anche nel corso WooCommerce. Elementor e WooCommerce Divi su ImparaQui.it è un plugin veramente potentissimo che ci consente di fare questo e anche di generare le fatture elettroniche in formato XML. Quindi fa di tutto, veramente. Sempre su YIT abbiamo anche un plugin per gestire l'IVA appunto nel, nel checkout, che è molto comodo anche se vendiamo sia privati sia professionisti. E vogliamo quindi separare il flusso di acquisto e anche le fatture eh, per chi compra inserendo la partita IVA e per chi compra invece senza la partita IVA. Quindi, questo è un altro plugin interessantissimo per l'e-commerce. Poi abbiamo anche dei plugin che ci consentono di gestire il checkout. Però a questo punto, esatto, del grande. Michele dice questo qui è un sito del grande Nando Papparaldo, Confermo: Nando Pappalardo è, è un grande. Lo, lo, io l'ho conosciuto per la prima volta al World Cup Torino nel 2000. Non mi ricordo più che anno era, 2019 forse? Uh, forse sì, o forse 2018. Comunque, eh, l'ho visto ad una conferenza, ad uno, ad una, ad uno speaking che ha fatto. Ed è stato veramente entusiasmantissimo, ci ha, ci ha un po' raccontato come si crea un business plan in maniera molto rapida, molto accennata. Ci ha spiegato anche un po' di cose che stavano dietro alla, it, a Git, come l'ha creato, eccetera, come ha fatto successo con questo sito. Ed è veramente una meraviglia ascoltare storie di imprenditori di successo nel campo WordPress, ma in generale è una cosa molto, molto bella, ecco, stimolante. E ecco, per quanto riguarda la vendita online, ragazzi, Cart Flows. Vi consiglio di uh, andare a guardarlo. C'è ancora poca gente che ha scoperto questo plugin, secondo me, infatti ne farò nuovi tutorial senz'altro su questo strumento. Ed è una manna dal cielo per vendere consulenze online, per vendere qualsiasi tipo di cosa online in maniera, um, diciamo, un pochettino più avanzata, inserendo degli upsell, inserendo delle offerte istantanee, lampo durante il checkout, eccetera. Usate, mi raccomando, Card Flows. C'è una versione gratuita che consente di creare fino a tre flow. Con alcune, con alcune piccole appunto accorgimenti. E poi c'è la versione premium che ci consente di stravolgere completamente il checkout, eh, di personalizzarlo, di inserire delle offerte, di fare delle cose che possono veramente aumentare il nostro flusso di cassa e soprattutto rendere anche più piacevole e più, più conversion-friendly il nostro eh, flusso di acquisto, ecco in generale. Quindi, ho fatto un tutorial su Card Flows sul, sul canale YouTube di Impara qui. E vi, vi consiglio di andarlo a guardare. Anche se adesso hanno cambiato un po' l'interfaccia grafica, quindi sicuramente farò un nuovo tutorial. Versione 2021, eh, però intanto andatevi a guardare quello vecchio perché già più o meno le funzioni sono sempre le stesse, quindi è molto utile. Cardflows, vi faccio vedere un esempio. Allora, questo qui sarà probabilmente uno dei prossimi step che farò se impara qui perché sto aggiornando la piattaforma con il mio sviluppatore, col mio amico sviluppatore Roberto, che saluto qua anche se non credo che vedrà questo video. Comunque, ciao Robi se lo vedrai. E, um, semplicemente, vedete che meraviglia. Qua è tutto quanto un checkout. Basato su, su WooCommerce, però personalizzato con CartFlows vedete? Quindi io ho direttamente un, un, un flow completamente personalizzato, vedete? Dove posso cambiare sia la parte grafica, sia gli elementi. Vedete, qua, per esempio, io sto offrendo un abbonamento e potete scegliere se eh, abbonarvi con l'abbonamento trimestrale oppure quello annuale. Posso anche consigliare un abbonamento direttamente piuttosto che un altro. Ad esempio, se voglio rendere più visibile l'abbonamento annuale, posso, vedete, mettere una, una bandana qua, una fascia colorata e via dicendo. E poi posso personalizzare tutti i campi del checkout. Come vedete qua adesso li ho messi in questo modo, ma eh, probabilmente poi lo snellirò ancora di più. Toglierò tutti i campi che non servono ed è veramente una meraviglia vedete possiamo veramente spostare e modificare graficamente tutti gli elementi del, del checkout ed è quello che sto utilizzando attualmente anche su Impara qui dove per abbonarsi appunto si può passare per, ehm, per questo flow creato con Cardflows appunto vedete qua tutto quanto personalizzato in questo caso ho usato Elementor ma si può utilizzare Cardflows anche con Divi e anche con uh, Gutenberg semplicemente senza usare nessun page builder è veramente innovativo come vedete che meraviglia l'ho tutto personalizzato ed è un flow di acquisto veramente semplice, eh, facile da, da compilare, con alcune anche garanzie. Vedete qua dentro c'è la garanzia. Eh, in realtà, qua non l'ho messa la garanzia, l'ho messa nella pagina precedente, probabilmente. Comunque, abbiamo un po' di bollini che possiamo mettere per rendere più invitante il checkout. E poi testimonial, per esempio, altre cose che si mettono durante il checkout. Quindi vi invito. A dare un'occhiata ai corsi online di Imparaqui, già che lo stavamo parlando adesso e ce ne sono molti nel campo WordPress, Divi e Elementor che sono quelli che immagino vi serviranno di più ma stiamo anche aumentando i corsi di marketing e di business che sono collegati al, sicuramente al lavoro che molti di voi fanno online e anche alla grafica e ovviamente ci sono poi anche tantissime altre categorie che si stanno ripopolando pian piano sul, sulle piattaforme ImparaQui.it e la cosa interessante è che con un singolo abbonamento si può accedere a tutti quanti i corsi. Quindi veniamo adesso alla SEO, ragazzi. Se avete un po' di domande sulla SEO, fatele nei commenti che uh, veniamo nel vivo della chiacchierata e direi di riservarci di almeno un 15-20 minuti. Uh, nel frattempo, se ci avanza anche sempre del tempo uh, per gli e-commerce. Uh, come è cosa cose che volevo dire sì se c'era la ragazza Federica che, vuole, che voleva appunto ricevere qualche commento sul suo sito mettilo nei commenti se riesco a vederlo se non ti prende il commento uh, magari mettilo semplicemente scritto separando il um, come si chiama il .it o il punto .com dal nome del sito così riusciremo senz'altro a vederlo e um, vediamo un po' intanto se riesco a leggere i vostri commenti ultimi Ecco allora, sì, SEO per indicizzare il sito web esatto. Siccome in molti mi avete chiesto di parlare di SEO. Oh, ragazzi, siamo quasi 100, eh. Siamo quasi 100 in contemporanea in questa live in questo momento. Eh, sì, sì, mi, mi emoziono anche se siamo solo 100, perché per me siete già in tanti. Siamo. È come se fossimo veramente in una grande eh, sala conferenze, sala eventi, facciamo finta che sia così, ecco. A parlare di SEO, di WordPress e di business online. Volevo vedere un attimo se riesco a mettermi. Ecco, tutto schermo velocemente. Uh, avete domande sulla SEO? Intanto, adesso io vi faccio vedere un po', di, un po del lavoro che ho fatto su Impara qui a livello di SEO, così fate anche un'idea di quello che potrebbe essere un percorso anche per voi direttamente. Ho lavorato sulla SEO e l'ho imparata nel corso degli anni, è veramente una materia meravigliosa, affascinantissima. E allora, ecco i core web vitals sono sicuramente una, un argomento molto caldo adesso. Ne volevo parlare adesso ma non ho fatto in tempo a studiarli eh, in maniera approfondita. Ho semplicemente visto e ho studiato che eh, Google fra poco darà molta più importanza a come interagiamo con il sito, quindi a quanto si carica velocemente e a quanto velocemente si sono disponibili le interazioni sui nostri siti. Quindi sarà molto importante d'ora in poi lavorare anche sull'ottimizzazione dei nostri siti. Ed è per questo che vi ho lasciato in descrizione uh, due temi WordPress che consiglio, che sono Cadence e Bloxy, che sono straottimizzati per le performance e che ci consentono di creare dei siti web veramente rapidissimi. Dopodiché, non vi preoccupate, non vi spaventate, creerò sicuramente anche dei contenuti per ottimizzare e potenziare siti web fatti con Divi e con Elementor. Perché Uh, è sicuramente utile per molti di noi questa, questa, questa cosa, quindi Core Web, Web, Web Vitals. Scusate, sono emozionato, non riesco a pronunciarlo. E, sono sicuramente importanti da tenere sotto controllo. Ma non facciamoci prendere sempre dal panico, perché ogni volta che arrivano questi cambiamenti, comunque c'è un po' di tempo di assestamento. Ci sono un po' di cose da, da digerire. Ecco, quindi sicuramente non, non devasteranno il campo della, della SEO in pochi, in pochi giorni. Ecco. Quindi teniamo, teniamo presente in generale che bisogna straottimizzare i siti, questo sì, senz'altro ma era già, era già utile prima dei, di, questa, di questo switching di Google che darà più importanza appunto alla, alla, alle performance dei siti. Eh, grazie, grazie mille, <ride> accetto i complimenti da parte di tutti. E, dunque, allora parliamo di SEO quindi adesso. Mi raccomando, mettete. Ah, Federica sei connessa, grande. Quindi, se mi, se mi avanza tempo, metti il tuo link del sito in descrizione. Perché se riesco ti commento un attimo la cosa. Se non riesco a commentartelo qua nella live, lo guardiamo poi nella community, magari lo faccio vedere anche a Piero. E ne parleremo poi insieme nella community eh, di Impara qui. Eh, tra l'altro, se sei ancora iscritta, se sei ancora abbonata, ti invito ad utilizzare la community segreta, quella di disponibile solo per gli iscritti. Almeno facciamo le cose un pochettino fatte meglio e rimaniamo dentro tra di noi iscritti a Impara qui. Detto questo, andiamo avanti con la SEO. Vi faccio vedere una, un po' di casi studio che ho potuto sviluppare con, con Imparaqui. Mi sono fatto un po' le ossa con la SEO di Imparaqui, devo dire, e ho potuto sviluppare tantissime strategie e vedere anche quello che funzionava. Intanto riflettete su alcune cose che sono utili, anzi prima di farvi vedere questo caso studio, vi volevo parlare velocemente di un po' di cose utili per iniziare con la SEO. Allora, mi sono preso un po' di appunti da condividere con voi. La prima cosa, importantissima, bisogna capire perché vogliamo fare SEO. Quindi non è detto che sia per forza una strada da fare per qualsiasi sito web. Ci sono molti siti che campano anche senza la SEO, per esempio, no? o che hanno delle funzioni che non per forza prevedono la SEO. Perché la SEO intanto cos'è? È la Searching Engine Optimization, quindi è tutta una serie di azioni tecniche, creative e in generale appunto a 360 che vanno a um, potenziare il modo in cui il nostro sito viene indicizzato e viene trovato dai nostri potenziali clienti sui motori di ricerca. Quindi, questo uh, è appunto una serie di cose veramente vastissima da fare. Quindi, non è una roba che si può mettere a posto con un plugin o che si può mettere a posto inserendo due o tre parole chiave in un articolo, ma fa parte di una, di una strategia. Appunto, deve, deve far parte di una strategia molto, molto ampia che va a coinvolgere anche il marketing uh, e anche appunto le capacità tecniche, le capacità cre creative, tantissime cose messe insieme. Quindi, intanto bisogna chia chiarirsi se nel nostro settore, per il nostro sito, ha senso fare della SEO. Questa è veramente una cosa fondamentale da, da, da aver chiara prima di partire ragazzi perché è, è, veramente, è veramente molto molto importante partire con un'idea un chiara di cosa vuol dire far SEO e del, di se ci serve oppure no. Questo perché ci sono molti, molti, molte attività che magari non hanno bisogno della SEO ma hanno bisogno semplicemente di una landing page sponsorizzata, ad esempio, oppure che uh, hanno bisogno appunto di una, di una strategia basata sui gruppi Facebook oppure su Instagram e quindi uh, questo è veramente il, lo scoglio iniziale, capire se la SEO serve per il nostro sito. Dopodiché la SEO... Um, Può essere fatta su un sito che ha una serie di contenuti quindi chiaramente dovremmo eh, sviluppare un sito che ha almeno una ventina di pagine sia che, che sia blog che siano pagine statiche eccetera e che abbiano una, una come si chiama una strategia a lungo termine quindi capire quando pubblicare quanto pubblicare eccetera eccetera quindi vi dico queste cose per mettervi un po' nell'ottica perché io l'ho scoperto strada facendo e, e chiaramente sono cose molto molto importanti da valutare e soprattutto un'altra cosa molto importante prima di iniziare capire se vogliamo fare della SEO per un prodotto virtuale o per un servizio magari online consulenze creazione di siti web eccetera eccetera oppure per negozi fisici e prodotti fisici quindi lì cambia tutto sono due panoramiche completamente diverse sono due discipline quasi completamente diverse la local SEO non ha niente a che fare con la SEO classica per i blog appunto No? Eh, dopodiché semplicemente appunto il campo è in costante evoluzione quindi bisogna costantemente formarsi ma soprattutto sperimentare perché ragazzi io più che ho, ho studiato il 20% e ho sperimentato l'80% per quanto riguarda la SEO di impara qui. Dopodiché tutte le altre cose magari le, le vediamo dopo, ma un'altra cosa che voglio dirvi, quando buttate dei contenuti su Google, su internet in generale, e quindi si presuppone anche che vengano indicizzati poi su Google, se avete ben lavorato con la Search Console, eccetera. Dovete considerare Google come un grande cervello, come un'entità vivente, quindi Google sa esattamente quello che voi state andando a dargli e sa esattamente quanto valore ha in base a come le persone interagiranno col vostro contenuto. Quindi, questa è veramente una cosa da tenere presente. Lavorate molto bene sul contenuto, fatelo per soddisfare le esigenze degli utenti e all'interno di una strategia molto ben strutturata, perché altrimenti non serve a niente. ecco. Quindi, Google non va fregato assolutamente, va considerato come un'entità vivente, quindi fa ridere un po' questa cosa, ma dà un po' l'idea di come approcciarsi al, allo strumento. Quindi, allora, adesso ci sono troppe cose da dire per la SEO, vi faccio vedere leggermente un po' di casi studio sui quali ho lavorato per imparare qui. Ad esempio, se io digito recensione Elementor in italiano, esco come primo uh, risultato. Adesso vi faccio vedere ricarico anche la pagina per essere certi che sia tutto ok, perfetto. E come vedete è una keyword abbastanza competitiva adesso perché ci sono molte persone che stanno lavorando sullo stesso argomento. E sono molto contento perché, appunto, nonostante è da un po' che non, che non utilizzo appunto la che non aggiorno appunto alcuni articoli sul, sul blog, ho fatto un lavoro talmente ben, ben strutturato che sono rimasto comunque nella, nella, nella top 10, anzi addirittura qua nella top 1. Per chi usa Safari e Bing per la SEO, allora sì, in realtà se tu ottimizzi bene per Google, di conseguenza sicuramente sarai uh, ben ottimizzato anche per Bing e per altri... No, Safari guarda che è un, è un browser, non c'entra per la SEO. Bing è, invece è un altro motore di ricerca, quindi corretto. Sicuramente se lavori bene con l'ottimizzazione per Google, di conseguenza, anche molto probabilmente sarai ben ottimizzato anche per Bing e per gli altri motori di ricerca. Però non sforiamo troppo, adesso parliamo soprattutto di Google. Uh, un, altro, un altro articolo di cui ero orgoglioso era i migliori plugin chat WordPress. Inizialmente avevo un bellissimo snippet arricchito di cui vi parlerò dopo con tantissimi. Uh, diciamo, uh, con tantissime. Uh, tantissimi click e adesso sono sceso in terza posizione. Questo perché vi voglio solo far capire che la SEO va, uh, va coccolata e mantenuta. Quindi, cosa vuol dire? Che un articolo può anche perdere la prima posizione, purtroppo. Quindi uh, bisogna aggiornare gli articoli che vanno di più, che funzionano meglio per la nostra strategia, e continuare a lavorare per. Uh... Per farli stare in cima in sostanza però già la terza posizione non è male ecco dopodiché abbiamo ecco questi qui sono gli snippet i rich snippet che vengono prodotti da google quando ci sono dei risultati che uh, possono essere interessanti per, gli, per i visitatori e google decide di arricchirli con immagini video e altri contenuti liste di, 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 di risorse per esempio eccetera eccetera vedete qua per esempio delle immagini una lista di risorse e uh, il link al mio articolo uh, che è alternative a Mailchimp in italiano. Vedete, sono primo risultato e devo dire che sono molto soddisfatto di questo, di questo lavoro. Cosa succede? Semplicemente ho, ho deciso di strutturare l'articolo in un certo modo, se voi lo aprite dentro troverete che uh, c'è intanto la lista, la lista, perché le liste sono molto comode e vengono lette molto bene da Google e se le valuta e uh, le reputa di, di valore ve le farà vedere negli slipet arricchiti. Vedete adesso qua la lista l'ho messa sia qua nel, nel nostro, nella table of content sia sotto se non sbaglio l'ho ripetuta no in realtà no solo nella table of content quindi vedete la table of content è sicuramente un punto su cui insistere per andare a creare uh, poi dopo degli, dei rich snippet perché avete visto qua me l'ha letta addirittura nelle, nella ricerca google addirittura quindi è un super risultato in questo modo dopodiché ho diviso in paragrafi con dei, con dei tag h2 tutti quanti i contenuti vedete Mettendo i link ai vari elementi, quindi ho uh, direttamente fatto in modo che ogni elemento avesse la sua immagine, in questo caso ho messo delle immagini che sono collegate a MailChimp, poi per ogni altro servizio di mail marketing ho messo un'immagine dedicata, delle liste dedicate. Di pro e contro, e questo è un tipo di articolo che viene molto ben letto da, uh, da Google, appunto, e quindi viene, viene apprezzato il fatto di poter utilizzare delle immagini associate ad ogni elemento e poi anche delle liste di articoli, e infatti si traducono poi in uno snippet arricchito, come vedete qua nei risultati di ricerca. Dopodiché andiamo avanti velocemente parlando di SEO in generale qua avevo un articolo ad esempio che si era molto ben posizionato per la keyword immagini gratuite che è una keyword veramente genericissima e adesso è sceso in posizione uh, eccolo qua sempre in prima pagina che comunque non è male per una keyword del genere però in una, in una posizione penultima quindi non a posizione se non sbaglio anzi anche meno di non a posizione comunque sempre in prima pagina e questo è un lavoro fatto sempre con la tecnica del come si chiama dell'elenco che è una tecnica molto potente per, uh, perché sono articoli che vengono molto consultati e che danno molto beneficio a chi li, a chi li, a chi li trova perché uh, consentono di salvare delle risorse di poterci tornare più volte e soprattutto se li teniamo aggiornati sono articoli che possono rimanere evergreen quindi sono consigli d'oro ai ragazzi che vi sto dando mi raccomando ascoltate molto bene perché se leggete tra le righe e se riuscirete poi ad applicare anche queste strategie nei vostri siti Potrete poi mettere su una strategia SEO che possa poi portarvi anche i, i suoi frutti. Ecco, mi raccomando, sappiate che è veramente molto complesso il tutto. Perché serve la strategia, serve tecnica, serve perseveranza, serve tempo. E quindi è una cosa che veramente richiede moltissimo impegno in generale. Impara qui mi hanno chiesto se ha fatto con Divi: no, non ha fatto con Divi attualmente, ma è fatto con Elementor. E uh, con Gutenberg. Sto cercando di switchare il tutto sempre di più verso Gutenberg. Ed è quello che vi farò vedere anche nei prossimi corsi e nei prossimi tutorial di impara qui. Perché sono convinto che Gutenberg sia sempre di più uh, il futuro di WordPress, veramente. E quindi vi farò vedere molte molte risorse in quella direzione più avanti. E, però inizialmente era fatto con, eh, con Divi, scusate. Quindi nel 2000 fino al 2019, dal 2017 al 2019, era tutto fatto con Divi. Ed è anche grazie a Divi che ho raggiunto questi risultati. Quindi è indipendente dal dallo strumento che, che utilizzate il risultato. Della SEO, ovviamente, uh, poi per altre keyword: vedete siti, immagini gratis, sono in terza posizione qua sotto. Dopodiché abbiamo uh, recensione div Italiano, sono in prima posizione. Molto bello uh, recensione Bloxy. Bloxy è un nuovo tema WordPress che io uh, adoro e per questo vedete che ho una, uno snippet arricchito perché sono in prima posizione direttamente. E ho anche il video di YouTube, il mio video di YouTube, questa è una cosa che funziona tantissimo, questa è una manna dal cielo, ragazzi, è una soluzione d'oro. Se avete un cliente o se voi lavorate con i video, fateli sempre in sinergia con il vostro blog, perché possono veramente eh, portare dei frutti grandissimi. Se volete far crescere i blog insieme al canale YouTube, è un lavoro pazzesco, perché dovete portare avanti due cose in parallelo, però da a lungo termine i suoi frutti, perché molta gente preferisce seguire i video su YouTube, ma moltissima gente preferisce leggere i passaggi scritti sul blog quindi in questo caso a seconda di quello che è il vostro business ovviamente il vostro cliente di riferimento se è un cliente che produce anche video uniteli ai blo al blog assolutamente perché poi dopo uh, google vi premia e anche youtube vi premia quindi è come se voi stiate scalando poi due motori di ricerca in contemporanea che sono youtube che è un motore di ricerca potentissimo e um, come si chiama? Google, quindi veramente uh, tutto oro colato. Questa strategia l'ho messa appunto sia per, uh, per vecchi articoli, appunto, come vedete, dove mi dà sia il video se, sia il, uh, il blog di Impara qui. Anche per nuovi articoli, vedete qua se io digito tutorial MailChimp italiano 2021, mi viene fuori subito proposto il mio nuovo tutorial su MailChimp. Che vi consiglio di andare a guardare se non l'avete ancora fatto, perché è perfetto per chi parte con MailChimp da zero. E può essere poi approfondito con il corso MailChimp Basic su Imparaqui.it quindi mi raccomando, lavorate molto con i video, vedete che qua un altro risultato che viene su in cima, tutorial landing page Elementor Italiano 2021, qua la keyword è un pochettino più lunga, però uh, funziona, vedete, perché vengo promosso, siccome il mio canale funziona molto bene in questo settore, perché mi sono creato un authority, eccetera, eccetera, uh, posso venire su direttamente in cima ogni volta che... Uh, che vengono che vengo ricercato con delle keyword utili al mio settore. ecco Un'altra cosa bellissima, vedete qua è un esempio simile a quello della, di MailChimp, delle, delle alternative a MailChimp, esempi di siti fatti con Elementor. Questa è una keyword che mi, mi stava a cuore perché molta gente magari per entrare nel mio funnel vuole vedere appunto prima degli esempi di siti fatti con un page builder o con uno strumento in particolare. E quindi ho creato anche qui un elenco di siti e di risorse che possono essere utili per chi si affaccia per, per la prima volta a questo page builder o a questo strumento e dopodiché... Uh, appunto, ho ottenuto questo bellissimo risultato con un bellissimo rich snippet uh, con 10 esempi di siti fatti con Elementor. Anche qua la tecnica è quella dell'elenco con immagine collegata ad ogni risorsa. Uh, mi chiedete se sto utilizzando Rank RankMat, vi confermo che utilizzo Rank Mat con uh, Impara qui. Ma vi ridico di nuovo che gli strumenti contano fino a un certo punto, nel senso che Rank uh, RankMat io lo consiglio proprio a, a occhi chiusi, perché è veramente uno dei migliori strumenti SEO, secondo me, attualmente sul, sul mercato. E, um, però vi ripeto: appunto, non è tanto lo strumento quanto la strategia che avete alla base perché che vi farà poi fare la differenza con la SEO. Finiamo adesso con gli ultimi esempi. Abbiamo direttamente Tutorial Sidekit italiano. Anche qua esco con il video in prima posizione, e dopodiché. Rank Math tutor, tutorial italiano, anche qui in prima posizione, vedete che meraviglia? Questo qui è un altro tipo di snippet per arricchito per i video, dove YouTube propone addirittura alcuni punti precisi del video dove possiamo andare uh, ad approfondire alcune cose, per, per, diciamo, in particolare all'interno del video, vedete, vi va, vi va a dare i capitoletti. Questa cosa qua è una cosa che dovete fare su YouTube per poterla avere poi come rich snippet. Ed è una tecnica per uh, ottenere tutti quanti dei una divisione in capitoli degli elementi contenuti nei vostri video di YouTube, ad esempio. E poi sotto, se non sbaglio, Infatti c'è anche il mio risultato sul blog di impara qui anche in questo caso sinergia tra blog e um, come si chiama e eh, canale YouTube. Infine ultimo, ultimo caso uh, Google My Business tutorial italiano sono il secondo risultato dopo le guide di Google ufficiali quindi sono molto contento anche di questa. In questo caso non ho ancora fatto il tutorial video ma probabilmente lo farò più avanti. Ma c'è soltanto il tutorial scritto. L avete visto qua, ragazzi? Sono so sotto Google direttamente. E quindi, niente, volevo farvi un esempio, appunto, di quello che ho ottenuto con Imparaqui. Anche perché presto farò un corso SEO su Impara qui. Ma vi anticipo che veramente è un tema vastissimo, la SEO. Quindi, se avete qualche domanda, adesso le leggo velocemente e poi uh, passiamo ad altri approfondimenti prima di chiudere la live. Uh, dunque, <ride> Allora un plugin AMP allora in realtà eh, non, no in realtà adesso non sto usando AMP è vero che per Elementor non, non è facile trovarne ma secondo me se cerchi bene ne, ne troverai sicuramente perché mi sembra strano che non abbiano sviluppato qualcosa del, del genere quindi vai a dare un'occhiata sicuramente trovi e se non trovi valuta anche l'idea di poter passare poi ad un, ad un sistema magari basato su Gutenberg direttamente che è un pochettino più veloce e fluido. Uh, allora, Vittoria dice per la SEO uso Rank Mat. sì, complimenti, è un'ottima scelta e sicuramente se lo configuri bene è un'ottima cosa. Allora, Francesco mi chiede se uso Builder per Gutenberg, in realtà uh, Gutenberg è un Builder a sé stante praticamente, sta diventando sempre di più simile a un Page Builder e infatti ne parlo nel video dove, uh, che ho fatto uscire oggi nel canale YouTube di Impara qui su tutte le novità di WordPress 5.7, se andate a dare un'occhiata troverete un bel po' di cose. Consigli per mega menu con Elementor. Allora, ci sono diversi plugin che funzionano con Elementor e che ti consentono di creare dei mega menu, Roberto. Uh, mi sembra che ci sia un plugin che si chiama... Uh, aspetta, è eh, PowerPack Elements che ti consente di fare questa cosa, ma è un buon argomento per fare un tutorial questo secondo me, quindi lo terrò in considerazione. Allora, uh, vediamo un po' se trovo delle domande un po' più... Uh, precedenti, un po' più fatte prima, allora allora come potenziare la SEO con WooCommerce esistono dei plugin specifici allora ragazzi RankMath ha una sezione interamente dedicata alla SEO per WooCommerce quindi quando voi lo installate nella bacheca di RankMath trovate direttamente l'opzione per attivare la SEO di WooCommerce e vi di indicizzare benissimo i prodotti, di attivare i rich snippet per le recensioni ad esempio uh, e per tutte quante le cose avanzate che riguardano i, i prodotti in generale quindi è veramente comodissimo e poi abbiamo anche RankMath Pro che ha tutta una serie di cose aggiuntive anche per WooCommerce, quindi vi consiglio di usare Rank Matte per la SEO, per il vostro e-commerce, veramente notevole e vediamo un po', adesso stavo guardando altre domande. Ehm. Um... Andrea dice, eh, vi rassicuro anch'io ragazzi, Divi e Elementor non è che scompaiono dall'oggi al domani, rimarranno per molti anni ancora sulla scena e questo è sicuro veramente perché hanno oltre ad avere milioni di clienti entrambi, hanno, cioè Divi ha quasi un milione di clienti se non sbaglio, comunque Elementor ce ne ha più di 5 milioni, quindi sono cifre veramente grandissime e sicuramente resteranno sulla scena per tantissimo tempo ancora, quindi non vi, non vi preoccupate e stanno entrambi lavorando anche sulle performance, quindi sicuramente faranno dei grossi lavori di... Uh, aggiornamenti ecco in futuro um, allora vediamo un po grazie mille fa sempre piacere ricevere i vostri i vostri complimenti grazie <ride> fa piacere grazie Voice Italia um... Air Costa invece dice che sta facendo consegne in giro per Roma mentre io sto parlando. Bene, vai. Continua a fare consegne e poi crea. Perché non crea una piattaforma per consegne? Magari. <ride> Questo è, ecco, è un tutorial a cui stavo pensando, tra l'altro, per creare delle, um, dei siti web di prenotazioni per ristoranti, per eh, consegne a domicilio. Potrebbe essere interessante per molti di voi, immagino. Uh, Roberto dice: Ti seguivo su Facebook e mi sentivo escluso. Uh, sì, perché da Facebook i vostri commenti li leggo, ma non riesco a leggere i nomi. Non so perché non mi fa leggere i nomi dei commenti nel programma che sto utilizzando per fare le dirette. Uh, allora. Ehi, hey, Francesco. Ciao. Tu sei uno dei collaboratori di Imparaqui. E se non avete ancora visto i corsi di Francesco su Imparacui.it andate a guardarli perché ha fatto dei corsi bellissimi. Di cui uno su Canva e un altro invece su WordPress base. E ne sta preparando un altro segreto che vi farò poi dopo. Vi faremo sapere se siete iscritti alla newsletter di Impara Qui, Imparaqui, Imparacui.it slash news. Adesso per chi è giunto fino a questo punto del video? Intanto iscrivetevi al canale YouTube di Impara qui se non l'avete ancora fatto, perché almeno arriviamo a 19.000 iscritti dopo questa live, che sarebbe veramente un bel traguardo. E poi uh, vi chiedo se volete seguirci su Instagram. Vediamo un po' se c'ho la call to action. Eccola! Seguite ImparaQui Impara qui su Instagram. Chiocciola, impara l'account Instagram di impara Qui. Non so ancora bene come gestirò questo account in futuro, perché adesso è un po' un account random e jolly. Ma sicuramente crescerà. Ci saranno molti, molte risorse, molti giochi, molte cose per coinvolgere e per diciamo stimolare il business online. Magari farò anche delle dirette su Instagram. Quindi vi consiglio di iscrivervi intanto. Nel frattempo, volevo leggere altri vostri commenti, per chiacchierare sempre sulla, sulla SEO e sulle domande utili. Allora, ecco ecco, questo è molto utile, e interessantissimo. Come usare gli schemi SEO per i corsi con Learn Allora, quando installiamo RankMat, se non vado errato, Abbiamo anche tutto quello che ci serve per andare a leggere, uh, a far sì che il plugin legga e metta fuori gli output uh, corretti di tutti quanti i nostri corsi online. Fammi vedere se posso farvi un esempio con i corsi online di Impara qui. Uh, ultimamente non ho avuto tempo di lavorare sull'ottimizzazione dei corsi a livello di SEO perché sto utilizzando delle strategie basate su YouTube, però facciamo una, una ricerca ad esempio um, corso Elementor uh, Basic. Vediamo un po' per chi conosce già il corso. Se non l'ho fatta prima. Eccolo qua. Esco per primo, però non ho messo non ho ancora messo le recensioni. Ecco, questo perché non le ho ancora attivate. Però vedete qua nello snippet mi fa vedere corso. Eh, non mi ricordo se avevo fatto vedere qualcosa, diciamo, corso Elementor Basic impara qui per arricchire gli snippet con Learn Dash. Comunque vedete è ben indicizzato in ogni caso però non ci sono degli snippet arricchiti particolari anche perché Learn Dash in realtà non ha di suo uh, delle come si chiama delle delle caratteristiche avanzate a meno che non gliele metti tu quindi se tu vai ad aggiungere un plugin di recensioni sui tuoi corsi fatti con LearnDash se usi correttamente RankMath e lo configuri correttamente dovresti poter vedere nell'output anche per esempio le stelline delle recensioni sul tuo corso online con LearnDash eccetera eccetera comunque in generale se installi Rank RankMath e ti, ti assicuri di indicizzare bene i, i corsi i moduli e le lezioni oppure anche solo le pagine dei corsi Verranno sicuramente indicizzate molto bene con rank mat. Quindi la SEO uh, per i tuoi corsi sarà sicuramente salva e potrai lavorarci in maniera approfondita. Allora, Andrea mi dice: Io ho un problema con i Core Web Vitals. Largest Content Full Paint. Ok. Allora, ragazzi, vi posso dire tutta la verità su Impara qui. Io ho sempre avuto dei Core Web Vitals abbastanza. Pessimi, devo dire così, e moltissimi altri siti che conosco e che sto seguendo e che hanno un grosso successo online tuttora. Tuttora hanno dei core web Vitals pessimi, appunto, anche siti famosissimi. L'ultima volta mi ricordo avevo fatto un test sul sito web di PayPal, per esempio, e aveva dei, dei risultati devastanti, veramente tipo la velocità e il, la, le performance a 2, per esempio. E anche su Impara qui non, non è che ho dei risultati ottimi. Però, come avete visto, nonostante questo sono ben posizionato e questo ovviamente è dovuto anche all'autority che mi sono costruito negli anni e a tante altre variabili, ovviamente. però Um, detto questo non impazzite subito su questa cosa qua nel senso date il tempo anche a, al, al vostro sito di fare un po' di rodaggio ecco in generale e poi lavorateci soprattutto utilizzando um, ottimizzando al massimo il lato hosting quindi assicuratevi di avere un hosting performante perché veramente quello fa la differenza per iniziare e dopodiché Uh, assicuratevi uh, assolutamente di avere um, un plugin di caching e soprattutto poi un servizio di caching lato hosting che sia potente e performante ad esempio SiteGround ha il plugin SG Optimizer che vi consente di andare a gestire in maniera veramente ottim ottimale e di ottimizzare al meglio tutti quanti i vostri web vitals con pochissimi click vi farò sicuramente uscire dei tutorial su questa parte qua quando avrò finito di ottimizzarli per impara qui e quindi potrò farvi fare un case study farvi accompagnare passo passo da un sito che ha 4 o 5 di web vitals con, perché ovviamente impara qui è bello complesso come sito, ci sono uh, veramente molti plugin. Mi vergogno di dire il numero di plugin, non ve lo dico, ma ce ne sono tanti, ci sono tantissime funzioni uh, customizzate sopra il sito ed è per questo che lo stiamo risviluppando da zero. Quindi, <ride> semplicemente vi darò molti consigli anche in questa direzione per migliorare i web Vitals. Detto questo, uh, stavamo guardando altre domande. Vediamo un po'. Migliori plugin per ottimizzare la SEO, ve l'ho già detto, i plugin contano fino a un certo punto. Quello che vi consiglio io è Rank Mat e trovate un tutorial su Impara qui, Rank Mat tutorial italiano. E ve ne farò uscire anche uno nel 2021, perché eh, si è già molto, mo è già molto cambiato. I, I plugin cambiano ogni 3 secondi, ragazzi. Cioè, ogni settimana finisco di fare un video ed è già uscito l'aggiornamento ed è tutto diverso. E, quindi, sì, Rank RankMat per chi parte adesso con la SEO, secondo me, è ottimo per partire. E seguite, seguendo il tutorial per uh, che vi ho fatto è sicuramente ottimo per iniziare. Che altro volevo dire? Direi che è tutto. Se avete delle ultime domande in Extremis, eh, posso appunto leggerle. Stavo cercando di guardare le ultime vostre domande qua. Eh, vediamo un po'. Corso su Instagram. Ah, Jessica, ci hai letto nella mente, lo stiamo preparando. Stiamo preparando un corso molto molto base su Instagram, per chi si affaccia per la prima volta alla piattaforma, e a questo punto ve lo svelo visto che l'hai chiesto, ed è Francesco Mazzocca che lo sta realizzando. È un corso molto base che però vi consente di andare a mettere tutti i punti fondamentali per poter avere una base buona di un profilo professionale fatto con Instagram, di vedere quelle che sono le differenze tra un profilo professionale, creator e privato, e, o, o scusate sì, personale. E sicuramente, quindi avete delle ottime novità che usciranno fra poco su qui.it Quindi mi raccomando, restate sintonizzati. Allora, Stefano dice: Grazie Pasquale grazie a te. Online, il primo sito. Grandissimo. Sono veramente molto orgoglioso di tutti voi che avete creato i siti con i corsi online di Impara qui. Eh, vediamo un po' se ho altre domande carine. Allora. Uh... Allora, Sara scrivi per tutte quante le domande. Se avete delle cose tecniche da chiedere, scrivi sia nella community di Impara qui. Eh, quindi iscriviti se non sei ancora iscritta c'è cioè su youtube, cioè su, scusate no su youtube su facebook la community di impara qui e se sei iscritta invece se sei abbonata a impara qui puoi scrivere nella community segreta dedicata agli iscritti quindi eh, sicuramente ti riusciremo a rispondere allora allora adesso io da un po' che non ho clienti con divi e in generale sto eh, diciamo riassettando un po' il business plan dell'agenzia dell che sto vabbè sono cose che vi dirò poi più avanti comunque per quanto riguarda quello che facevo quando ce l'avevo ancora i clienti con, con Divi inizialmente prima di passare esclusivamente al business dei corsi online uh, come mi comporto allora semplicemente sceglievo se le, facevo scegliere al cliente se voleva avere um, degli aggiornamenti annuali quindi una, un abbonamento annuale ai miei servizi e includevo una, una routine di aggiornamento sia per quanto riguarda Divi sia per quanto riguarda il sito WordPress in generale quindi tutti quanti gli aggiornamenti dei plugin, la verifica di sicurezza standard eccetera eccetera quindi... Per, per tutti coloro che sono freelance e hanno dei clienti da mantenere ogni anno consiglio vivamente di strutturare le cose in modo tale che ci sia un abbonamento annuale di assistenza appunto e di, di aggiornamento uh, base diciamo che vi consente anche a voi di avere una, so una, una soglia minima di entrate per, per poter mantenere poi quei clienti perché sono uh, veramente secondo me è un, è un buon business model appunto quello che vi accennavo prima dell'abbonamento ecco eh, ai servizi ragazzi vi sto dando ver veramente delle perle d'oro qua dentro eh, in questa live quindi Sfruttatele assolutamente. Allora, è complesso. Giorgio dice: è complesso passare da Elementor a Gutenberg. È ancora presto, però è utile farlo utilizzando dei bridge, dei, dei ponti, che sono i temi che sono attualmente sulla cresta dell'onda: che sono Bloxy e Cadence. Di cui vi lascio il link in descrizione sotto al video. Quindi eh, vi lascerò: tra l'altro, di Bloxy. Ho fatto già anche una, un tutorial: cioè, non un tutorial, una recensione e ve lo lascio linkato nel, nel, nelle risorse. E di Cadence farò presto anche, probabilmente, una recensione in italiano e un tutorial. Usando questi temi si riesce molto facilmente a switchare da Elementor a Gutenberg tutto quanto. Ed è, secondo me, una cosa molto interessante da pensare per, uh, per tantissimi motivi. Prima, prima di tutti è quello dei Core Web Vitals, perché chiaramente usando Gutenberg per uh, creare il proprio sito web si ha molta meno fatica per, otti per ottimizzarlo poi dopo il sito. Quindi è veramente notevole. Quindi, detto questo, usciranno nuovi contenuti anche in questa direzione. Vediamo un po', allora... Um, pa, 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 pa. Passare da Divi a Gutenberg, idem, quindi anche Massimiliano, anche per quanto riguarda il passaggio da, da Divi a Gutenberg, uguale. La cosa diversa è che Divi uh, purtroppo ha il problema degli shortcode, di cui avevo già parlato anche in altri live in altre, e in altri um, corsi online di Paracu. Il problema degli shortcode quindi devi aver uh, fatto, la cosa migliore da fare è avere strutturato il blog di Divi, come spiego di farlo io nei corsi, nel corso Divi Basic infatti io uh, e anche nel corso Divi Blog spiego molto bene come strutturare il blog in modo tale che sia flessibile e che poi un domani se uno vuole passare a Gutenberg o a Elementor o, o ad altri page builder potrà farlo senza avere gli shortcode di mezzo. E questo lo devi fare, però, avendo già uh, pensato a, a creare un blog strutturato in modo tale che sia fatto con il generatore di temi e che tutti quanti i contenuti siano poi creati già di base con, uh, con Gutenberg. Quindi lo spiego molto bene nei corsi di Impara qui.it, tutti questi passaggi. Allora, Andrea mi stai dicendo, uh, ulti sto ultimando il sito, mi consigli di iniziare subito con Gutenberg. Guarda, come dicevo prima anche a Massimiliano, soprattutto per i blog, vi consiglio di utilizzare tutte le poten la potenzialità di Elementor e di Divi, uh, se lo state usando appunto, solo per l'involucro grafico praticamente, e di mettere invece il content, quindi il widget o il modulo contenuto. Uh, Pescandolo da Gutenberg è un po' complesso da spiegare così nei, nei corsi online di paro qui lo spiego in maniera molto dettagliata. In questo modo se un domani volete switchare e passare direttamente solo a Gutenberg o a un altro tema, tutto quanto il vostro blog e i vostri centinaia, migliaia di articoli non dovranno essere rieditati a mano, ma semplicemente cambieranno grafica in maniera automatica. Quindi questa è la cosa da, da, da tenere presente. Quindi, questo è quanto esatto, anche usare. To cure direttamente Gutenberg solo per i blog. È una cosa perfetta, secondo me. Perché dopo, per quanto riguarda le pagine statiche di Divi, le potrai poi cambiare a mano. Quindi non sarà un problema, ecco. Eh, sono veramente molto contento di tutte le vostre domande, ragazzi. Sono è stra stimolante fare queste dirette. E devo dire che tornerò a farne più avanti. Sicuramente. Beh, leggiamo gli ultimi due o tre commenti. Vediamo un po'. Um... Mm -mm 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 -mm. Ah, sì, Francesco, hai fatto bene a sollevare la cosa. Infatti, se impara qui. Ho creato un articolo uh, dove parlo dei migliori blocchi. Vediamo come sono posizionato, per questo, parlando di SEO anche, visto che era anche uno degli argomenti. Uh, articolo, migliori blocchi, migliori blocchi Gutenberg. Eh, ero, ero uno dei primi, vediamo un po'. Infatti eccoci qua, guardate che figata, sono già in seconda posizione. Eh, ho creato un articolo per i migliori blocchi Gutenberg, cosa vuol dire questo? Gutenberg a livello gratis e a livello base eh, quando lo installiamo su WordPress, ci, cioè quando lo installiamo, quando lo utilizziamo su WordPress ci consente di avere accesso uh, a pochissimi blocchi che sono i blocchi standard, il blocco paragrafo, il blocco titolo eccetera eccetera. Se poi vogliamo potenziare i blocchi di Gutenberg e installarne di nuovi, li troviamo sia gratuiti sia premium e uh, vi ho raccolto i migliori appunto direttamente in questo, in questa, um, come si chiama? In questo articolo. Quindi avete Ultimate Blocks, poi avete Ultimate Addons for Gutenberg, eh, vi consiglio se usate Cadence di utilizzare Cadence Blocks ad esempio, eh, presto ci saranno anche i blocchi di Bloxy, che si chiameranno Bloxy Blocks se, se non sbaglio, e ci saranno veramente molte novità, quindi vi, ve ne parlerò in maniera molto approfondita più avanti. Eh, ah sì Luigi mi chiede un plugin per creare un'area un utenti. Uh, adesso mi coglio impreparato perché io ho sempre creato del, delle aree utenti collegate a dei, a dei business fatti di corsi online in generale, e quindi fatto solo per creare aree utenti non ne ho mai usati. Ho usato però molti plugin di membership che possono essere fatti per una cosa del genere. Ad esempio, WooCommerce Memberships è veramente molto potente e ti consente praticamente di andare a proteggere delle pagine del tuo sito e far sì che possano essere accessibili solo a degli utenti che sono iscritti e che hanno per esempio comprato determinati prodotti. Quindi se è questo quello che volevi fare, sicuramente il plugin WooCommerce Memberships potrebbe fare a casa tua. E mi riprometto di approfondire questa cosa perché me la chiedete veramente sempre in tantissimi, quindi ne riparleremo poi più avanti sicuramente. Ragazzi, è quasi un'ora e un quarto di live, quindi... Direi che siamo per volgere al termine della, della diretta. Volevo farvi vedere velocemente alcune cose che riguardano Impara qui che è un progetto che, come avete capito, mi sta molto molto a cuore. Eh, e che seguo ormai da, da tantissimi anni, ragazzi, è dal 2017 che l'ho fondata, Imparaqui. E... Quanti anni sono? 4 Quattre... anni, quattro anni, ragazzi, di Impara qui. Dunque, per chi uh, fosse interessato, ci sono molti corsi online, molti di voi già li conoscono, quindi sanno già la, la tiritera, però stanno uscendo nuovi corsi in, uh, nel settore WordPress, ne sto preparando di nuovi per quanto riguarda la gestione hosting e anche per quanto riguarda uh, Divi Elementor e Gutenberg, quindi ci sono dei nuovi corsi in cantiere per Cadence e per Bloxy che arriveranno fra poco, ma adesso trovate già moltissime risorse, vedete, ad esempio un, un corso per creare siti di corsi online, che secondo me in questo periodo veramente è una cosa utilissima da poter fare. Abbiamo poi dopo un corso base su WordPress per chi parte da zero, un corso su MailChimp, un corso su Elementor per creare degli e-commerce e vendere prodotti online con Elementor, un corso su Divi per creare invece dei siti web con Divi e imparare ad utilizzarlo, diciamo, al 100% partendo da zero e stessa cosa per Elementor, come vedete. Quindi vi lascio andare a esplorare i vari corsi, vi lascio sempre tutti quanti i link in descrizione e vi ricordo che stiamo eh, caricando sempre più corsi in diverse categorie. Abbiamo eh, uno degli ultimi corsi fatto da mio fratello, tra l'altro, un grandissimo web designer che si è offerto per fare un corso di come si crea un logo con Illustrator e anche su, il, ha fatto anche un tutorial sul canale YouTube di Impara qui. E um, è veramente veramente sta avendo molto successo sono contentissimo, contentissimo vedete che abbiamo dei corsi di rilassamento corsi di chitarra abbiamo, stiamo espandendo le, le categorie e prima o poi veramente ci saranno tantissimi corsi in tutte le categorie quindi sono veramente orgoglioso di tutti quanti gli insegnanti che stanno partecipando dei loro corsi di come li hanno strutturati e vi invito appunto a fare un giro. Tra l'altro, fra poco faremo uscire anche un corso di allenamento per chi lavora molto alla scrivania, questo sarà molto utile per tanti di noi e io stesso lo seguirò più volte. Abbiamo un corso di grafiche con Canva fatto da Francesco Mazzocca, che ha riscosso moltissimo successo. Quindi vi invito a dare un'occhiata. Un uh, Antonello ci dice consigliatissimo, però non so a quale corso ti stessi riferendo. Comunque, grazie in ogni caso, per, perché sappiamo che tu sei una, un iscritto affezionato, abbonato e impara qui. Quindi, grandissimo, sono. Molto contento dei tuoi commenti e dei tuoi feedback Abbiamo corsi di disegno appunto Abbiamo corsi di Excel, Business Quindi corsi di Beyond, Kant, Online Di tutto ragazzi Sbizzarritevi, iscrivetevi e seguiteli Perché sono veramente, veramente una mano dal cielo Chiudiamo adesso Non vi ho fatto vedere quelle che sono le risorse Che ho preparato per la SEO uh, Intanto allora vi dico un'ultima un chicca Prima di chiudere che si chiama AnswerThePublic.com Ed è una, una risorsa che ci consente di andare a fare Delle esplorazioni di parole chiave ragazzi Uh, ah, Antonello dice che uh, il suo feedback era sul corso per creare un, uh, un sito di uh, corsi online. Infatti, tu ci dicevi che avevi creato un'academy online uh, con, uh, con WordPress. Grandissimo, sono veramente molto contento. E hai seguito il corso LearnDash 360, immagino, giusto Antonello? Vediamo un po'. Metto anche in evidenza il tuo, il tuo commento così mi caso un po'. Eccoci qua, Antonello ci dice che ha seguito il corso, immagino, il corso LearnDash360 oppure il corso DV Learning, uno dei due sicuramente. E sono veramente contento che tu abbia, abbia creato un'Academy con, con questo corso. Magari l'avevi già anche condivisa nei commenti prima, però mi sono perso il link, vediamo se riesco a trovarlo al volo, il link della tua Academy creata con i corsi di Impara qui, ragazzi che soddisfazione. Eh, però non lo trovo più, avete commentato in centinaia qua. Uh, vediamo un po', uh, vediamo un po', vediamo un po'. Eh, non riesco a trovarlo, basta, è troppo indietro il, il commento. Ci provo ancora due secondi. Niente, non riesco a trovarlo. Comunque, grazie mille. Grazie mille di aver appunto. ah Ecco, esatto, tu l'hai fatto con Divi e Learn Dash, bravissimo. Ottimo, ottimo, ottimo lavoro. e Vi stavo facendo vedere appunto la risorsa ottima per la SEO, Answer The Public. Questa qua, se voi scrivete una parola chiave scegliendo Italia, per esempio. No, non Zimbabwe, perché ha messo Zimbabwe? Italia? Oh, perché non mi fa selezionare l'Italia? Ecco, Italy. No! Sono un po' emozionato alla fine della diretta. Se scegliete lingua italiano e poi decidete per esempio una, una keyword, no? Uh, per esempio ricetta per uh, piadine, ad esempio, no? Mettiamo caso che voi avete un blog di cucina e volete posizionarvi per le ricette per le piadine. E volete vedere un po' quello che la gente cerca. Cercate e questo meraviglioso strumento vi farà vedere tutte le ricerche correlate a queste parole chiave nel vostro paese. Quindi vedete adesso sta cercando, ad esempio qua ha trovato come mettere dentro le piadine, no non ha senso, che cosa si mette nella piadina, piadine e non solo, impasto per piadine, ricetta per piadine, piadina ricette varie. Esatto, vedete, quindi avete già un'idea di quelle che sono le keyword degli utenti. Ricetta per piadine senza strutto, piadine per celiaci e vedete, man mano vi fa vedere quelle che sono le keyword più, più cercate. Poi, se scrollate in basso fino in fondo alla pagina, vi fa vedere appunto tutta una serie di dati, statistiche sulle ricerche degli utenti. Quindi, voi in base a quello che vedete qua, potete scegliere appunto magari che taglio dare al vostro articolo. Ad esempio, vedete che uh, abbiamo molte ricerche che riguardano: uh, che ne so ricetta per piadine di grano saraceno, quindi decidete di fare un articolo dedicato a quelle di, di, di grano saraceno oppure ricetta per piadina dietetica ad esempio, no? e quindi è un esempio, questo qua è veramente potentissimo come strumento Answer the Public, usatelo perché avrete un'idea di quello che la gente già sta cercando online e potete quindi adattare i vostri contenuti per andare a rispondere a quelle che sono le domande delle persone online. È una chicca, veramente la mano dal cielo questa, vi lascio quindi sempre in descrizione il link per raccogliere e accedere a delle risorse SEO che ho raccolto personalmente per tutti voi. E vi potete iscrivere da questa landing page, troverete veramente molte risorse, tra cui Answer the Public, ma anche tante altre chicche che possono aiutarvi per gestire al meglio la SEO sul vostro sito. E ultima cosa, stiamo cercando dei content creator per Impara qui e anche degli insegnanti nuovi. Quindi, per i content creator vi ho messo il link in descrizione, invece, per gli insegnanti, se volete proporvi come insegnanti su Impara qui, scrollate in basso nel sito e andate a cliccare su uh, Diventa insegnante nel footer. C'è un link per andare a proporre la vostra candidatura, ne stiamo ricevendo molte quindi non vi preoccupate se non vi rispondiamo perché stiamo comunque facendo una grossa scrematura iniziale dal momento che um, abbiamo bisogno appunto di, di dare priorità solo ai corsi che veramente ci interessano in questo momento, quindi non vi preoccupate, non, non abbiatene a male ecco se, se magari non ricevete risposte e tutto perché comunque manteniamo tutte le candidature in, in archivio e le leggiamo e comunque vi, vi teniamo sempre comunque in, in presenti come contatti ecco quindi... Mandate comunque le candidature perché stiamo cercando nuove persone per insegnare su Impara qui. Avremo anche fra poco un corso base di fotografia, ma non vi anticipo poi nient'altro perché riceverete delle newsletter per i prossimi corsi di Impara qui. Direi che siamo giunti alla fine di questa bellissima diretta di oltre un'ora e venti. <ride> e basta, ok? Direi che ci possiamo salutare. E, e niente, quindi vi abbraccio tutti quanti. Spero veramente che possiate andare al meglio con, con i vostri business online in generale vi ricordo che potete seguire Impara qui su Instagram e vi ringrazio per essere rimasti qua fino a questo momento con una, nella diretta de, con Impara qui vi ripeto continuate a esplorare i corsi online di Impara qui e i video sul canale YouTube di Impara qui perché sono certo che troverete moltissime cose uh, interessantissime Federica metti il tuo sito in community che appena possiamo lo, lo commentiamo sicuramente Piero avrà tempo anche di darti qualche dritta prima che tu lo lanci e lo metta online e direi che eh, è tutto, quindi. Eh, che altro, basta. Direi che era tutto quello che volevo dirvi. Speriamo di essere arrivati ai 19.000 iscritti, ragazzi. Ciao a tutti, un abbraccio forte. Ciao.